Ai ai ai, colori, che fatica, vero? Ogni volta che guardiamo le nostre foto su supporti diversi, i colori cambiano, non sono mai gli stessi. Questa è una cosa che i produttori di computer e di monitor scoprirono già anni fa, tant'è che formarono un consorzio per decidere come unificare questa cosa. Unificarla del tutto era impossibile, quindi decisero di creare dei software da introdurre nei sistemi operativi che oggi chiamiamo profili colore. Quindi ogni display, ogni monitor, ogni stampante va tarato. Nel fare questa taratura viene generato un file che si chiama profilo colore, inserito nel sistema operativo del computer, ed ogni volta che accendiamo il computer questo verrà caricato nella sua memoria affinché i colori corrispondano. Però serviva anche una base sulla fotografia affinché lei stessa dicesse al computer quali erano i colori. Quindi hanno creato degli altri profili che chiameremo spazio colore da inserire all'interno del file fotografia affinché tutto il processo funzioni. Quindi noi scattiamo una fotografia con la nostra macchina fotografica e in quel momento abbiamo un file RAW al quale non è applicato alcuno spazio colore. Quando questo file RAW lo convertiamo in un file demosaicizzato, gli applicheremo uno spazio colore. Questo spazio colore definisce dei codici per ogni colore e il profilo colore del monitor o della stampante convertirà questi codici in altri codici adatti alla comprensione del monitor o della stampante. So che sembra un po' complicato, ma non interessa sapere molto poco. Interessa sapere che dobbiamo assolutamente calibrare il nostro monitor e la nostra stampante, e ci interessa sapere che quando sviluppiamo le nostre fotografie dal file RAW ad un altro tipo di file dobbiamo inserire uno spazio colore. Per quanto riguarda la fotografia digitale si lavora sempre in RGB. Esiste anche la quadricromia, ciano, magenta, giallo e nero, CMYK, ma per il momento non prendiamolo in considerazione, interessa molto di più ai tipografi. Quindi dicevamo, abbiamo gli spazi colore RGB e i più frequentemente utilizzati sono tre: sRGB, Adobe RGB e Profoto. Questi tre spazi o profili hanno ampiezze diverse, vuol dire che riescono ad andare in profondità in ogni colore in modo diverso. Lo spazio sRGB è il più piccolo, poi abbiamo Adobe RGB che è un po' più grande e il Profoto che è il più grande. Quindi noi quale utilizzeremo? Dopo questa spiegazione verrebbe spontaneo dire, utilizziamo il Profoto, è il più ampio, mi permette di avere tutti i colori. Questo è vero, ma per contro abbiamo un limite, ovvero non esiste ancora nessun monitor in grado di rappresentare tutto lo spazio Profoto, per cui per alcune parti dello spazio colore dovremmo lavorare alla cieca. Molti fotografi hanno scelto di utilizzare lo spazio Adobe RGB ed è anche la mia scelta, innanzitutto perché esistono monitor che lo rappresentano e stampanti che lo riproducono, e poi perché essendo un po' più ampio ho un po' più di profondità colore da poter gestire. A posto così? Come sempre no, i problemi non sono mai finiti. Come dicevo, lo spazio colore Adobe RGB è rappresentabile sia sui monitor che sulle stampanti, per cui se io devo lavorare una fotografia e poi la stamperò, posso rimanere in Adobe RGB, ma se questa fotografia la voglio pubblicare su internet vado incontro ad altri problemi. I browser più comuni non sono in grado di interpretare il profilo Adobe RGB. Se io caricassi su internet una foto col profilo Adobe RGB, ognuno la vedrebbe in modo diverso. Ecco che invece lo spazio sRGB viene interpretato meglio, e quindi per poter far leggere a tutti la fotografia nello stesso modo mi ricorderò, quando faccio la conversione per internet, di convertire anche lo spazio colore da Adobe RGB a sRGB. Per la stampa, dicevamo, lo spazio Adobe RGB va più che bene, perché sia il monitor sia le stampanti sono in grado di riprodurlo, e questo è anche il caso del mio studio. Tutte le stampanti del mio studio sono in grado di riprodurre lo spazio Adobe RGB, ma i problemi non sono finiti neanche in questo caso. Il monitor, quando è spento, tutti sappiamo che è nero, e man mano che ci aggiungiamo colore e luminosità vedremo i colori fino ad arrivare al bianco totale. Nella stampa è esattamente il contrario, noi partiamo da un foglio bianco e man mano che ci aggiungiamo colore arriviamo al nero. Già di per sé questa conversione è un po' un caos. Poi, se teniamo presente che il monitor è retroilluminato, quindi la fotografia vista sul monitor emana luce, mentre quella sul foglio assorbe luce, ecco che anche questo fattore modifica la percezione dei colori. Infatti, la profilatura delle stampanti e dei monitor non è mai una cosa molto semplice e immediata. Dopo aver fatto la calibrazione con gli strumenti adatti, il perfezionamento avviene per step successivi in base alle prove di stampa. So di aver voluto affrontare un argomento molto complesso, di aver voluto semplificarlo moltissimo e di aver usato poco tempo per spiegarlo, però queste sono le basi per comprenderlo. Se avete bisogno di qualcosa in più, non esitate a contattarmi, ricordatevi di iscrivervi al gruppo Facebook Masterclass Photography, di seguirmi sul mio canale YouTube e di mandarmi delle mail o scrivere nei commenti tutto ciò che vi salta in mente. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video.